L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Dunque, le elezioni, chiusa la campagna elettorale, giornata di sabato di silenzio, domenica l'Election Day, si vota dalle 7 alle 23 per i 5 referendum e per l'elezione dei sindaci dei comuni di Ischia e di Barano. Parliamo poi di turismo, c'è intesa tra Assoturismo Confesercenti e l'assessorato regionale al turismo. Sono state presentate delle proposte, ce ne parlerà in maniera dettagliata il rappresentante Marco Bottiglieri. Poi andremo a Pozzuoli con le immagini sulla cerimonia che è stata organizzata dall'UNSI in ricordo dei militari caduti in missione. Ed infine con il presidente De Luca faremo il bilancio per quanto riguarda le opere realizzate e da realizzarsi per quanto riguarda il ciclo delle acque e la depurazione in tutta la regione Campania. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempre Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ritrova la tua immagine. Ora puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, su Tele Ischia, canale 89 del digitale terrestre, alle 22.45, segui Weekend Dance, la TV degli eventi, e la domenica, il meglio di Weekend Dance, alle 22.45, su Tele Ischia, canale 89 del digitale terrestre. Weekend Dance.
Hotel Re Ferdinando. Una scelta di prestigio per cerimonie, matrimoni, eventi. Hotel Re Ferdinando. 4 stelle leisure per illuminare il tuo giorno più importante. Hotel Re Ferdinando. Stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Domenica 12 giugno l'Election Day, urne aperte dalle 7 alle 23 per il 5 referendum per l'elezione del sindaco di Ischia e di Barano. Turismo in Campania, c'è intesa per il rilancio dei territori, incontro produttivo tra Assoturismo Confesercenti e l'assessore regionale Casucci, il commento di Marco Bottiglieri. A Pozzuoli, cerimonia in ricordo dei militari caduti in missione all'Accademia Aeronautica, l'appuntamento per ricordare i militari isolani. Acque e depurazione, migliorati i servizi, il presidente De Luca traccia un bilancio degli interventi realizzati e quelli in cantiere per i prossimi anni. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleischia, quindi si è chiusa venerdì sera a mezzanotte la campagna elettorale per le elezioni amministrative e i 5 referendum abrogativi sulla giustizia. Grande fermento sull'isola di Ischia, dove si va al voto in 2 comuni, quello di Ischia e quello di Barano, per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Nel comune di Ischia 2 i contendenti alla carica di sindaco, il primo cittadino uscente Enzo Ferrandino con 7 liste a sostegno e Gennaro Savio con 1 lista a sostegno. Anche a Barano sono 2 gli schieramenti, con da una parte il sindaco Dionigi Gaudioso alla caccia della riconferma e dall'altra parte Maria Grazia Di Scala. Si voterà nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Le prime schede ad essere scrutinate saranno quelle relative al referendum già da domenica sera. Teleischia seguirà invece in diretta le operazioni di scrutinio delle amministrative con un TG speciale a partire dalle ore 14 di lunedì. E dunque sono 5 referendum che sono oggetto della consultazione elettorale della giornata di domenica. Vediamo in sintesi i contenuti e gli argomenti. Domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 si vota per 5 referendum abrogativi. Per votare è necessario un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Ad ogni quesito referendario è abbinata una scheda di colore diverso. Con la scheda rossa si vota per l'abrogazione delle disposizioni su incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Scheda arancione si vota per la limitazione delle misure cautelari in materia di processo penale. Con la scheda gialla per l'abrogazione delle norme che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nelle carriere dei magistrati. Con la scheda grigia si vota per l'abrogazione delle norme sulla composizione del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Con la scheda verde, infine, i cittadini potranno decidere per l'abrogazione delle norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli si è tenuta la cerimonia organizzata dall'UNSI, l'Unione Sottufficiali Sezione di Ischia, in occasione del 10° anniversario della sua costituzione per ricordare i militari caduti in missione. Vediamo. Vito in Pagliazzo dell'UNSI, una cerimonia organizzata nell'Accademia qui a Pozzuoli per ricordare anche ufficiali del passato. Sì, noi siamo qui perché a gennaio sono 10 anni dalla costituzione della sezione di Ischia dell'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani e siccome facciamo sempre una festa di sottufficiali annuale, una nostra consigliera della sezione che organizza il premio da 10 anni aveva il padre che lavorava qui all'autoreparto, Tommaso Calise, e pertanto per onorare la memoria del padre siamo venuti qui in Accademia proprio dove lavorava e in questo caso vogliamo onorare anche alcuni decorati al valor militare dell'isola di Ischia come il tenente pilota Alfredo De Luca o il sergente maggiore pilota Francesco Sogliuzzo. In questa fase poi ricordiamo anche
il tenente generale, che è stato anche capo del corpo sanitario dell'aeronautica, il tenente generale Francesco Paolo, anzi Pietro Paolo Castagliuolo, va bene? E inoltre anche un caduto dell'aeronautica della 46esima brigata di Pisa, Lido Luzzi, che è caduto in Sardegna durante uno spegnimento dell'incendio. E infine diamo anche un premio in memoria della nostro, diciamo, che è intitolata la nostra sezione, che è il capo di prima classe Francesco Paolo Colella. Quindi noi ci troviamo qui per ricordare, come dire, il settore aeronautico, che l'anno prossimo celebrerà anche i 100 anni, proprio per ricordare queste persone di Ischia e non, nell'ambito dell'Accademia, che è un po', come dire, l'ente più prestigioso dell'Arma. Quanto è importante raccontare proprio in un'Accademia, dove ci saranno poi i futuri ufficiali, le gesta di chi purtroppo non c'è più? Certo, è molto importante, perché se uno si dimentica non ha futuro, quindi se uno ricorda ha futuro, come dicevano molte persone. Quindi ecco, stare qui, dare un segno alle generazioni future, che ricordando persone che non ci sono più, ci si ricorda anche che di onorarli anche per il futuro, e che ci si sarà ricordati. Confesercenti Assoturismo ha incontrato l'assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci. Il confronto è avvenuto sui temi più urgenti del turismo alla vigilia dell'estate, in modo da migliorare i servizi e l'accoglienza per i circa 15 milioni di visitatori attesi nei prossimi 3 mesi in Campania. Abbiamo parlato di promozione, trasporti e dei controlli dei servizi nel settore alberghiero. Ha commentato ai nostri microfoni Marco Bottiglieri di Assoturismo. Ascoltiamo. Ieri abbiamo parlato con l'assessore Casucci di una serie di problematiche che stiamo affrontando adesso con l'avvio della stagione turistica. Napoli si è fatta trovare un po' impreparata, perché comunque ha avuto un flusso di turisti inaspettato, per fortuna dico io, insomma, quindi stiamo cercando adesso, insieme anche all'assessore e insieme al nostro gruppo di Assoturismo, di creare quei e valorizzare anche quei servizi che servono per dare una maggior assistenza e vivibilità e visibilità alla nostra regione. Ci sono stati dei focus principali su cui avete discusso? Certo, i focus erano sei focus principali. E, diciamo che abbiamo discusso soprattutto anche della promozione per quello che verrà anche in seguito, ma anche sui trasporti e anche una cosa molto importante che riguarda anche la nostra isola, la valorizzazione anche la valorizzazione e il controllo dei servizi degli alberghi, e quindi anche le stelle che gli alberghi hanno, che dovrebbero anche poi valorizzare di più, perché noi abbiamo un problema che nessuna altra località della regione Campania ha, è quello del low cost molto spinto. Alla fine dell'incontro, se posso chiederle, qual è stato il bilancio, se positivo o negativo? Il bilancio è positivo, perché l'assessore è sempre molto cordiale e vicino anche ai problemi dell'associazione e delle imprese del turismo. Diciamo che abbiamo dato anche una serie di nostri spunti per risolvere alcune problematiche che sono, diciamo, sotto gli occhi di tutti, quelli dei trasporti anche, e soprattutto abbiamo dato un input per creare un sistema di digitalizzazione che possa permettere poi alla regione, alla città, ma anche all'isola di Ischia, insomma, di essere all'avanguardia anche per quanto riguarda la promozione turistica e anche alcuni servizi come la sicurezza e tanti altri che, insomma, anche l'Europa ci chiede, quindi utilizzare meglio i fondi che verranno adesso, che stanno arrivando, che ci sono già del PNRR. Acqua e depurazione. In Campania in questi anni abbiamo migliorato impianti e servizi, ma molto altro resta da fare. Lo ha dichiarato il presidente della Regione De Luca in un bilancio a margine del convegno organizzato dal Centro Idrico Campano. Ascoltiamo De Luca. Beh, abbiamo affrontato un tema che è sicuramente decisivo per il futuro dei nostri territori, vorrei dire per il futuro dei nostri figli, e lo abbiamo affrontato in tutti i suoi aspetti: le forniture idriche per garantire acqua potabile alle nostre comunità. Solo 10 anni fa, qualche anno fa, in qualche paese ancora oggi non c'è d'estate la fornitura idrica necessaria, e per questo stiamo progettando la diga di Campolattaro e anche altri invasi montani. Problema
della depurazione. 10 anni fa eravamo al disastro, avevamo tutto il litorale campano che era inguardabile. Oggi abbiamo attivato 5 grandi impianti di depurazione, più piccoli impianti di depurazione in tutti i territori, da Punta Gradelle a Costiera Sorrentina, ad Amalfi, a Minori, a Cetara, nel Cilento, ad Agropoli, dappertutto oggi abbiamo una condizione sinceramente buona per il nostro litorale. Faremo ancora di più, ma abbiamo risolto nella sostanza il problema. Poi ovviamente ci sono gli impianti da realizzare, sia le dighe, sia le reti idriche, perché non possiamo sprecare la metà dell'acqua perché abbiamo reti idriche che cadono a pezzo e bisogna fare grandi investimenti. Ovviamente il più grande sarà la diga di Campolattaro, per cui c'è un investimento di 200 milioni di fondi nazionali e 320 milioni di fondi europei. E poi c'è il problema della gestione. L'acqua è un bene pubblico, la gestione non può che essere pubblica. Ovviamente questo non vuol dire non utilizzare anche gestori privati che rispondono agli obiettivi pubblici. È chiaro che dobbiamo garantire le fasce sociali, ma dobbiamo anche sapere che bisogna pagare quello che è giusto, se vogliamo poi avere le risorse per fare le manutenzioni, pagare i dipendenti, i lavoratori e non far fallire le aziende. Allora, è un grande tema che ha tanti aspetti sociali, tecnici, ambientali, è veramente il tema del futuro e dobbiamo coinvolgere sempre di più le giovani generazioni. Ad Ischia venerdì pomeriggio, nel corso di un aperitivo letterario, è stato presentato il libro Red Butterfly della giovane scrittrice isolana Manuela Bottiglieri. Vediamo. Siamo presso la libreria Mondadori Point di Ischia. Oggi verrà fatto un aperitivo letterario con l'autrice. In questo caso l'autrice è Manuela Bottiglieri e presenterà il suo nuovo libro che fa parte della collana Viaggi di Nuvole. Il titolo è Red Butterfly. Ecco, raccontaci come nasce questo libro. Allora, io ho incominciato a scrivere questo libro tantissimi anni fa, 15 anni fa circa, e 5 anni fa mi sono autopubblicata, diciamo con grandi difficoltà, anche perché il mondo dell'editoria non è un mondo semplice. E, ho rielaborato il testo, l'ho fatto correggere, l'ho ricorretto, ho aggiunto altri capitoli, l'ho ampliato rendendolo anche un po' più adulto, diciamo, perché la prima versione era molto adolescenziale, avevo lasciato proprio la scrittura come era stato fatto quando avevo 15 anni, quindi era veramente molto per adolescenti. Adesso invece il target si è elevato un pochettino. E in questo libro io parlo molto anche di Ischia, l'isola comunque dove sono nata, dove sono cresciuta, parte della mia vita, diciamo, perché ho viaggiato tanto, sono stata fortunata, sono vissuta a Roma, a Torino, quindi c'è un po' di Roma nelle pagine del romanzo, descrizioni anche di posti che ho visto. E la protagonista inizialmente era una ragazza molto vicina alla mia persona, che quando iniziai a scrivere il libro era una sorta un po' di non autobiografia, però come mi vedevo io nel futuro, quindi era un personaggio vicino a me. Poi scrivendo man mano che andava avanti, la protagonista ha avuto un'evoluzione tutta sua, quindi si è separata da me, diciamo, è diventata una persona molto diversa da me perché abbiamo avuto esperienze diverse, siamo cresciute in modo diverso e quindi non poteva avere il mio carattere. All'inizio era una trilogia, prevedeva 3 libri, poi mi sono resa conto che la storia non poteva finire con 3 libri. E quindi per non creare dei libri troppo grandi, per stare comunque sempre sui 200-300 pagine e con un modo di scrivere, una scrittura scorrevole, veloce, penso che se ne saranno 6, quindi adesso finisco il terzo e c'ho già in mente il quarto. Questa mattina presso i giardini La Mortella di Forio, il Garden Club Isola d'Ischia ha presentato l'opera L'anima dei fiori di Matilde Serao a cura di Donatella Trotta. Vediamo.
ringraziamo ai Giardini La Mortella con la presidente del Garden, la signora Sena. Parliamo di questo incontro legato ai fiori in questa bellissima location e a Matilde Serao. Importantissimo, ci abbiamo tenuto tantissimo ad avere qui Donatella Trotta, la Villani e tutti quelli che oggi animeranno questo incontro sui fiori. L'anima dei fiori, innanzitutto abbiamo Matilde Serao, che è una splendida rappresentante della scrittura e delle donne, oserei dire. E poi soprattutto per questa riscoperta di queste sue pubblicazioni del 1903 che hanno Donatella Trotta ha curato e che descrivono l'anima proprio dei fiori, nel senso che i fiori trasmettono all'anima di chi li riceve varie emozioni, importantissime emozioni. E quale luogo più appropriato che questo meraviglioso Garden della Mortella, e quindi siamo ben lieti di accogliere tutte le amiche di Napoli e la giornalista, le due giornaliste Paola Villani e Donatella Trotta, e per un evento che per noi veramente è eccezionale. Per noi è un vero piacere ospitare le grandi amiche del Garden Club per questo evento, la presentazione di una serie di libri che riproducono appunto l'opera di Matilde Serao destinata proprio al linguaggio dei fiori. Parlare con i fiori, esprimere i propri sentimenti, i propri stati d'animo attraverso il fiore, che è una delle cose più belle della natura, è veramente un messaggio di pace e di amore. Quindi quale posto più ideale dei Giardini La Mortella per accogliere questo tipo di messaggio? L'anima dei fiori, siamo grati a chi ci ospita in questa sede ideale che intreccia natura e cultura, proprio come l'operina del 1903 di Matilde Serao, è una sorta di testo apparentemente minore, mai più ristampato dal 1903, quindi lo dobbiamo all'editore Spartaco, questo bel progetto editoriale, e siamo ben lieti di presentare la ricchezza di registri che questa opera, divisa in otto, articolata in otto volumetti pregiati con acquarelli di Angelo Maisto, offre ai lettori contemporanei con dei messaggi di attualità sorprendenti. Perché diceva un esponente del romanticismo francese, Gérard de Nerval, ciascun fiore è un'anima che sboccia in natura. Allora, dietro ecco, il testo dell'autrice si adombra una civiltà della cortesia, della gentilezza, un primato degli affetti, delle relazioni autentiche, un culto della memoria attiva verso chi ci ha preceduto, che è un omaggio importante alla grande scrittrice, giornalista, poligrafa otto-novecentesca, che era sempre un passo avanti rispetto ai suoi tempi, e anche qui ci ha restituito il linguaggio segreto dei fiori e la civiltà della cortesia adesso connessa con un suo codice personale che intreccia costume, poesia, arte, pennellate impressionistiche con elzeviri fantastici che saranno affidati alla voce di Salvatore Guadagnuolo di Agita, proprio perché attraverso le note della musica, attraverso le pagine lette ad alta voce, questo incontro non sia una semplice presentazione ma un omaggio e un tributo a quello che stiamo perdendo, cioè la bellezza dei rapporti autentici e la bellezza della natura. In piazza Medaglie d'Oro a Napoli si è tenuta la commemorazione di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra uccisa per errore durante un agguato 25 anni fa. Tra i presenti anche il vice sindaco di Napoli Maria Filippone e la consigliera comunale Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo. Vediamo. Alessandra Clemente, sono passati 25 anni da quella tragica giornata che ha portato via sua madre Silvia Ruotolo. Come figli, come cittadini, come istituzioni, un dovere, il dovere di non dimenticare mai. E questo perché? Perché ci interessa un futuro e un presente, senza tutto ciò che è accaduto nel passato. Ciò che è accaduto a mia madre Silvia, aveva 39 anni, soltanto una ragazza, e che abbiamo visto io e mio fratello Francesco, due bambini con i nostri occhi. Sono le scene che purtroppo continuano a vedere tanti altri bambini della nostra città. E allora l'impegno attraverso la cultura, la comunità, la determinazione, la denuncia è proprio affinché non debba accadere mai più a nessun altro. Questo è il senso di una memoria di oggi che vuole essere viva e concreta. E allora dopo il campetto di basket che ha cambiato e migliorato le condizioni di questa piazza, quest'anno presentiamo una borsa di studio perché deve cambiare e migliorare le condizioni e le opportunità per ragazzi
dell'Arenella del Vomero e di Secondigliano e Migliano, due quartieri che abbiamo unito proprio perché non debbano esserci mai differenze, ma un unico grande impegno per la nostra città. Vice sindaco anche il Comune di Napoli, insieme alla quinta municipalità, in ricordo del 25° anniversario dell'omicidio di Silvia Ruoti. La memoria è una cosa che si pratica. Questo è un insegnamento che ci ha donato la storia, lo studio della storia, quindi come non poter essere qui. Oltretutto questo è il 25° anniversario della morte di Silvia ed è ancora di più un momento, quello di stamattina, veramente simbolico e devo dire io mi sono molto emozionata. Ho rivisto il papà di Alessandra, che non vedevo da qualche tempo, e ho ringraziato chiaramente tutti i presenti. Ci sono tanti cittadini comuni, oltre alle associazioni e a una rete, diciamo così, istituzionale che si è creata stamattina per celebrare questo anniversario. C'erano le forze dell'ordine, c'era il questore, però devo dire il ringraziamento io l'ho fatto e mi sento di farlo ancora alla famiglia Clemente Ruotolo, perché loro, pur colpiti da una tragedia terribile, hanno da quella tragedia tratto la forza di andare avanti e di dare forza alla cittadinanza, e oggi serve questo. Il coronavirus, lieve aumento dell'incidenza dei contagi, ma è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e monitorare l'andamento della situazione negli altri paesi europei. Per le persone anziane e per quelle fragili è bene completare il ciclo vaccinale con la quarta dose. Lo sottolinea il professor Gianni Rezza del Ministero della Salute nel suo report settimanale. Sentiamo. Questa settimana si nota una lieve inversione di tendenza con un aumento del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese. L'incidenza si fissa intorno a 222 casi per 100.000 abitanti, resta invece ben al di sotto dell'unità, per la precisione 0,75, l'RT. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 6,6 e al 2,2%, quindi si osserva un'ulteriore tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie. L'evoluzione della situazione epidemiologica fa sì che sia bene continuare a mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto completare il ciclo vaccinale. Ricordiamo a questo proposito la quarta dose per le persone più anziane o particolarmente fragili. Naturalmente è sempre bene continuare a monitorare la situazione, soprattutto ciò che avviene negli altri paesi europei. Ed ora il consueto bollettino aggiornato dei contagi. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, oggi 11 giugno sono 22.104 i nuovi positivi. Rispetto a ieri i deceduti sono 60 in più, mentre i nuovi guariti sono 24.853. Ancora in calo il numero dei ricoverati, sono 3 in meno in terapia intensiva, mentre sono 86 in meno i ricoverati con sintomi. Ed ora la situazione in Campania con 2.122 nuovi contagi su 13.003 test eseguiti. Nell'ultimo rapporto dell'unità di crisi non ci sono deceduti nella nostra regione. In Campania intanto continuano a calare i pazienti ricoverati, sono 13 quelli attualmente ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 284 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza in tutta la regione. A Napoli un'iniziativa di sport e di aggregazione per rimuovere le barriere socioculturali tra giovani migranti, rifugiati e comunità ospitanti. Rebokin è un progetto internazionale cofinanziato dalla Commissione europea che ha coinvolto oltre 500 giovani in diverse città tra Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e ovviamente l'Italia. Vediamo. Iniziativa di sport e di aggregazione per rimuovere le barriere socioculturali tra giovani migranti, rifugiati e comunità ospitanti. Sono stati presentati oggi a Palazzo San Giacomo i risultati di Rebooking, un progetto internazionale cofinanziato dalla Commissione europea che ha coinvolto oltre 500 giovani in diverse città fra Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Italia. Lo sport adottato dal progetto è il Kimball, un gioco di squadra cooperativo e inclusivo inventato in Canada negli anni 80.
This project is a rebooking project is about. Il progetto Rebooking nasce con l'obiettivo, lo scopo di promuovere l'integrazione dei rifugiati e dei migranti con le comunità locali attraverso l'utilizzo dello sport del kimball. E poi attraverso questo sport che diffonde questi valori di fair play, dello stare insieme, vogliamo dare delle linee guida ai migranti per riuscire ad integrarsi secondo questi valori nella nostra società. In questo progetto noi stiamo utilizzando uno sport innovativo che si chiama kimball, appunto, e stiamo sperimentando gli stessi modelli che adoperiamo col calcio attraverso questo sport. Quello che abbiamo riscontrato è che sicuramente questo è uno sport molto più semplice da diffondere, perché non è basato sulla competizione spinta ma sulla diffusione dei valori. Come dicevamo, si può giocare grandi e piccini insieme, donne e uomini. Noi qui a Napoli abbiamo coinvolto circa 150 ragazzi locali, migranti e rifugiati, grazie anche alla collaborazione con alcune realtà territoriali che tutti i giorni collaborano con noi, come la Futura Soccer Academy, come il Centro d'Accoglienza Santa Maria ai Monti, come la SD Volley di Secondigliano. Abbiamo collaborato con l'educativa Occhi Aperti, quindi andando a raggiungere anche i ragazzi delle zone disagiate di Napoli. Patrocinato dal Comune di Napoli, il progetto si conclude con un evento sportivo al Vallefuoco di Mugnano, lo stadio del Napoli United, che ha coordinato le attività in area napoletana. La cosa più bella è che attraverso questo sport, per quello che mi hanno raccontato, perché ricordiamoci che qui c'è la presentazione dei risultati, quindi so che si sono incrociate persone di tutte le età, di tutte le nazioni, bambini, anziani, ragazzi, ed è stata davvero, ecco, una dimostrazione di come lo sport possa essere inclusione, inclusivo, e come possa davvero superare tutti quanti i confini, tutti i limiti. Bene, ed ora, come sempre, prima di chiudere spazio al meteo, vediamo che tempo farà nella giornata di domenica sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. E chiudiamo così questa edizione del weekend del nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento con le elezioni nella giornata di domenica tra le 7 e le 23 per i 5 referendum per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del sindaco nei comuni di Ischia e di Barano sulla nostra isola. Intanto l'appuntamento con la nostra redazione è per la diretta di lunedì alle 14 per seguire lo spoglio delle amministrative comunali. Buona domenica!